e vedremo come personalizzare un po' il testo di un libro. Praticamente qualsiasi distribuzione di Linux che noi installiamo abbiamo la possibilità di personalizzarla come vogliamo, a differenza di che sia Ubuntu, Mint o cosa. E la modalità di personalizzazione è uguale per tutte le distribuzioni, quindi da guida che diciamo, cioè, quello che vedremo adesso sarà possibile farlo con qualsiasi distribuzione di Linux. Per personalizzare il desktop abbiamo bisogno di qualche programma, abbiamo bisogno di scaricare qualche pacchetto e vedremo su questa guida insomma visivamente di vedere come fare. Allora, la prima cosa che si fa normalmente quando si personalizza il desktop è lo sfondo. Generalmente lo sfondo di default non è che sia sempre molto bello, diciamo. E di solito per cambiare lo sfondo si può mettere un'immagine fissa. Con Linux abbiamo un programma che ci consente di modificare e variare la foto ogni tot di tempo che impostiamo noi, ma non solo, possiamo scaricare sempre foto nuove da internet, c'è la termina automatico dal sito di Flickr, noi impostiamo gli album che ci piacciono e lui in automatico scarica un tot di periodo foto. E ovviamente sì, sì. Dovrebbe andare a cercare. Cioè, non è che te lo riempi in 10 giorni, no, che vuoi tempo. Però noi possiamo, qualche quando lo svuotiamo la cartella, la eliminiamo, oppure ce la saliamo per la disca esterna, qui abbiamo le foto, sì, che sono veramente belle foto. E voi vedete si trova dalla pagina ufficiale del sito, www.visita.org, si scarica il pacchetto, ovviamente si fa l'installazione del programma, si scompatta architetta e il doppio clic si installa in automatico dal software center. Una volta installato io mi trovo l'icona sopra là, vado ad applicare ed entro nelle preferenze del programma. Allora, nella prima scheda posso impostare il cambio dello sfondo, lo posso fare nel tempo che voglio, si parte da un minuto, si arriva ad un'ora. Non solo, mi dà la possibilità di scaricare le foto, imposto io il tempo, se voglio posso scaricare ogni giorno, c'è il problema di scaricare in automatico. Nella seconda scheda entriamo nella sezione Flickr, dove noi spuntiamo con l'ordinamento for Flickr, e da qui dobbiamo aggiungere gli album. Non facciamo aggiungere gli album, allora noi clicchiamo sul tasto Get More Album e mi si apre la pagina di dove trovo i canali. Tipo nei canali e qua dove vedete qua scegliete sono tutti i canali che volete, ce ne sono altri ovviamente dopo, ci sono i più popolari, da lì scelgo il canale e mi si apre questa pagina dove io ho trovato questi canali, della prima pagina. Quindi, per importare l'album non devo fare altro che selezionare l'icona della macchina fotografica e trascinarla qua dentro. In automatico lui si imposta il canale dove selezionare sempre la foto. Posso inserire gli album che voglio, posso anche dare di scaricare le immagini più interessanti della settimana, quindi regolarmente ogni volta che faccio una scarica quelle che vengono classificate le più interessanti. Ovviamente, come diceva lei prima, sa che più album mettete, più foto lui scarica. Ok, una volta fatto questo, cosa avrà la sua cartella nominale? Alla sua cartella nella home, esatto, la linea delle cancella le due belle se le copiano. In quel momento lui parte, scarica le mie foto e voi avete già lo sfondo che cambia del nostro desktop. Ok, altro programma per personalizzare il desktop, in questo caso è un programma che mi servirà per impostare le finestre, le icone e questo è Ubuntu Twink. Ubuntu Twink è un programma che si trova adesso nel computer ufficiale di Ubuntu, lo scaricato dal software center. E cosa fa questo programma? Beh, innanzitutto fa parecchie cose. Abbiamo innanzitutto una cosa fondamentale, dove vedete il giallino, è un sistema di pulizia del vostro sistema. In quel caso lui vi trova tutti i pacchetti che avete scaricato durante le installazioni che non sono più necessari e vi li pulisce. A volte quando fate aggiornamenti lui scarica tutti i pacchetti, poi li tiene dentro. Con quel programma vi svuota i vecchi kernel, vi svuota tutte le cache, tutto quello che avete che non serve più il vostro computer. Quindi è un ottimo strumento per tenere pulito il sistema.
ma principalmente per la personalizzazione troviamo allora la parte font, dove possiamo variare il font delle finestre, delle applicazioni, della scrivania. Troviamo i suoni, dove possiamo aggiungere il suono di avvio del computer, e troviamo i temi, dove lì andremo a personalizzare le icone, le finestre e tutto, e possiamo variare anche la pagina iniziale del login praticamente, dove mettete la password, potete modificare quelle cose anche là. Dopo, se abbiamo tempo, lo vediamo con calma per vedere quelle cose. In alternativa, Ubuntu Flink è un altro nuovo programma da quando è uscita l'interfaccia grafica Unity, non è Unity Build Tool, che è simile a Ubuntu Flink, però questo non ha integrato un sistema di pulizia del sistema. Questo serve solo unicamente per configurare la barra Unity, le finestre, l'aspetto grafico e poi quello del sistema, e non interferisce con l'altro. No, assolutamente. Io ho tutti e due. Diciamo che questo completa l'altro. Questo mi dà la possibilità anche di, quando punto il mouse sul bianco dello schermo, di fare qualche effetto grafico, o di vedere gli spazi di lavoro, o vedere tutte le finestre che vanno aperte, e sarebbe più fare quello. Vedete che anche questo mi dà la possibilità di impostare i temi, le icone, i monitor sulle finestre, che veramente è quasi simile. Io li uso tutti e due perché a volte non però non vanno in conflitto tra di loro, non è tutto problema. Poi abbiamo i monitor di sistema. È possibile installare dei monitor di sistema denominati Konki. Esistono migliaia e migliaia di configurazioni, le trovate su internet, non vi farò vedere il sito dove si trovano. E praticamente sono delle configurazioni di sistema dove scaricare il file. Se non c'è il file, c'è comunque sempre una guida legata su come fare ad installarlo, ma non viene su tutte le distribuzioni di Linux. Che cosa fa il Konki? Praticamente questa è una configurazione possibile di Konki, mi dà praticamente sul mio desktop, mi dà un monitor di tutto quello che sta facendo il mio computer, dalla versione del kernel, il lavoro del CPU, l'attività da quando è acceso, la memoria. Mi dà perfino lo spazio del disco, la rete, vabbè, e questo Konki mi dà la possibilità di avere il player musicale, cioè lì mi manda l'articolo player musicale e ora sotto vedo la playlist che sta andando. Ecco, di questi ce ne sono una varietà infinita di configurazioni che sono da utilizzare un pochino, e da lavorare. Alcuni sono più difficili da installare di altri sono già pronti, altri non proprio mai un pochino. Allora, l'interfaccia, come dicevo prima, noi possiamo variare il tema delle finestre. Noi dobbiamo, praticamente, per variare i temi delle finestre, dobbiamo andare a trovare il pacchetto delle finestre che ci piace, e lo troviamo sul sito gnomeduca.org, dove troviamo svariate infinità di finestre, e noi scarichiamo sempre il pacchetto. In questo caso, una volta scaricato il pacchetto, lo dobbiamo scompattare. Una volta scompattata abbiamo una o due cartelle generalmente, o anche di più perché a volte c'è il tema light, il tema dark. Tutte le cartelle devono essere introdotte. Noi andiamo nella nostra home, nella cartella user share, troviamo il punto themes e lì dentro noi copiamo questa cartella. In automatico, avviando il punto T che andando sulle finestre, troviamo lì la nostra nuova pagina, basta solo selezionarla. Anche qua ce ne sono tantissime, si possono vedere anche su altri siti, le trovate, magari le trovate tutti su gnomeduca.org, ne troviamo tantissimi altri siti e sono generalmente dei file da scaricare, non è difficile, questo è semplice. L'importante è contare dentro la cartella .temps che abbiamo nel nostro user share. Come possiamo cambiare le finestre? Possiamo cambiare anche il set di icone. Il set di icone sono un set completo di icone che vanno dalla cartella classica fino a tutte le cartelline dei programmi. Anche questo scaricheremo un pacchetto da Gzeta. In questo caso lo scompattiamo e questa è sempre una cartella user share, però nella cartella .icons. Una volta fatto questa, tiriamo sempre un .click e andiamo a selezionare il tema delle icone che abbiamo appena installato. Okay. Il sito che vi dicevo è questo, gnomeduca.org, qui troviamo tutte le
cioè, quale set di icone e finestre che la comunità pubblica le fa, le trovate sempre di nuovo perché mi sembra effettivamente aggiornato. Dopo in caso mai lo vediamo un attimino insieme sul sito quasi così internet. Ok. Gli ambienti grafici di Linux. Allora, Linux integra moltissimi ambienti grafici. Qui ve ne ho messi 5 tra i più famosi usati, ma ce ne sono ancora altri dopo. In questo caso sono tutti personalizzabili con le stesse cose che abbiamo visto adesso. Effettivamente con ambienti grafici, beh, questo KDE è secondo me il più carino, il più bello di tutti, il più personalizzabile, però con lo svantaggio che è un ambiente grafico molto pesante, necessita di molte risorse per funzionare bene. È molto usato comunque questo, ed è sostenuto da una community a parte non da Canonical, è una community che si è staccata e va avanti da solo. Poi abbiamo GNOME 3. GNOME è giunto alla versione 3, questo era l'ambiente grafico per definito di Ubuntu fino alla versione 10.10, era molto usato, e è stato rilasciato per l'ambiente Unity, ma è ancora molto usato e molto in voga. È un ambiente grafico che si consuma anche più risorse, un po' meno di KDE, ma è un buon ambiente grafico anche questo. Poi abbiamo LXDE, questo è un ambiente grafico nato per il computer un po' da tanti. Quello più leggero, più sinuoso, più comunque fa bene il suo lavoro e tutte le sue funzionalità. È un po' meno personalizzabile degli altri, ma poi abbiamo XFCE, quindi questo è un intervallo grafico molto leggero, e anche questo va bene su computer datati, e anche questo è poco personalizzabile, ma comunque le icone, i temi delle finestre lo stesso, non ha effetti grafici 3D come gli i primi due, comunque è un buono. E infine c'è Unity, l'ultimo nato, arriva dalla versione 11.4 di Ubuntu, è nuovo, quindi è ancora molto in fase di sviluppo, stanno ancora lavorando molto, e anche questo è personalizzato, perché questo richiede come i primi due altre risorse ma su computer nuovi, diciamo. Adesso vediamo, allora, il primo KDE, vediamo nella sua forma, diciamo, appena installato, quindi siamo partiti, questo è l'ambiente grafico, e dove qui abbiamo il pulsante dove trovano le applicazioni, e sotto abbiamo le icone di notifica. Questo è molto personalizzato, dicevo, e poi viene fuori come testo, unendo tutti gli accessori che abbiamo, sono tutti i widget che troviamo in default, oppure li scarichiamo dal sito di KDE. E vedete, possiamo mettere tutti i gadget sul monitor e possiamo metterci i nostri programmi più usati per far partire. Poi abbiamo GNOME, quindi questo è l'ambiente grafico di default qui installato, questa è quando mettete il nodo sul schermo in alto che si apre questa finestra dove avete le applicazioni più usate. E lì, se vedete il puntatore del nodo sulla sua destra, vi si aprono gli spazi di lavoro, sono 4 di default, ma li potete aggiungere quanti volete. Avete sempre il motore di ricerca sopra per le applicazioni file, e anche questo è molto personalizzabile. Possiamo anche qui installare i widget delle cose, i conti, e mettere una barra con le cose che possiamo mettere sotto, come abbiamo. LXDE, questo è il testo che vi dicevo prima, e è molto semplice in stile Windows, e anche questo lo possiamo personalizzare, diciamo, se facciamo un buon lavoro possiamo fare carino anche questo. Questo è molto leggero, quindi lo possiamo personalizzare, non si dà, non si crea grossi problemi, mentre gli altri se cominciamo a aggiungere troppi effetti, troppo si cede e si pianta. E questo è XFCE, anche questo è il default appena installato, vedete questo ha adotto una barra qua sotto, abbiamo le applicazioni e i programmi, anche questo lo possiamo fare un bel lavoretto, queste ovviamente sono foto scaricate dai desktop della internet dove insomma, il fanetto viene a fare un lavoro. Ovviamente non serve fare un desktop così, anche perché è bello da vedere, però meglio avere un po' di RAM
politica. Esatto, aiuto quando lavori. Cioè. Però volendo si può ottenere un bene. E questo è il minimo. Vabbè, questo lo conoscete tutti, insomma. Questo è appunto un Hopkins, adotta la modalità di fare effetti grafici in 3D anche. Anche un po' usato in un po' di tela perché non so, è un po'. Ci vuole una maschera video un po' più sola anche per lavorare con. Ma adesso possiamo fare delle personalizzazioni. Adesso volevo farvi vedere un attimino. Allora, questo è il sito Gnome Luca che dicevo prima, dove noi abbiamo praticamente da questa parte troviamo, allora, chi usa Unity o utilizza comunque Ubuntu deve andare a Gnome 3, cioè, Unity o Gnome 3 per scaricare da qua le finestre, certificato 3. In questo caso noi iniziamo, dentro qua, e troviamo. Allora, questi sono i primissimi, cioè in ordine di download, vedete che ci sono le cose, abbiamo dei grafici di potenza, diciamo. Devo fare da terminale perché devo essere contento appunto per fare questo. Allora da terminale di sudo Nautilus che è il Windows Manager di root. Ok, adesso essendo root Doria. Thank you.
E adesso da qua. Ok, andate. Adesso come faccio per fare questo tempo che ho scaricato? Allora, avvio Twig, Ubuntu Twig. Eccolo qua. Vado in amministrazione. Vado sul tema e qua dove vedo tema di tappa, questo è il tema della finestra, trovo quello nuovo, ecco, e mi ha cambiato il tema della finestra. La stessa cosa posso fare con le icone, in cui ho solo che la cartella sarà icone invece di tema. Chiuso Mint, qua abbiamo i temi, su Cyanon Temps, abbiamo i temi per variare solamente Cyanon di Linux. Di Linux Mint. Non so se qualcuno di voi lo utilizza, comunque qua è la possibilità di. Comunque, dove c'è il tasto nuovo doc del fianco, veniva fuori il doc.
Grazie.